Io ho iniziato come pittrice, ho frequentato l'Accademia di Brera, ho frequentato l'aula di pittura, presa da altri interessi. Mi iscrissi a un master di arte pubblica in Germania, Weimar, in Public Art and New Artistic Strategy, e lì intrapresi tutto un altro tipo di lavoro. E ripensare al potenziale del lavoro artistico, no? In relazione al contesto sociale, come il lavoro artistico può diventare anche un veicolo all'interno del tuo mondo di riferimento e non essere un lavoro solitario da studio. Durante questi anni di master, in realtà feci un anno a Weimar e poi andai un anno a Oxford, perché volevo lavorare con una professoressa, un'artista di un dipartimento di social sculpture alla Brooks University a Oxford. Mi interessava il suo lavoro perché lei aveva lavorato con Joseph Beuys personalmente e attualmente ha aperto un dipartimento appunto che si occupa di scultura sociale. Poi in realtà il mio lavoro non è così ancorato alla scultura sociale, lo è in parte, ma in modo chiaramente attualizzato. E nel 2006 cominciai a frequentare l'India. E lì entrai in contatto con un studio di architetti, con un architetto in particolare, B.V. Doshi, che ha seguito tutti i lavori di Le Corbusier in India, quindi ha seguito la costruzione di Chandigarh, ha seguito molti lavori in questa città che si chiama Ahmedabad, dove ho trascorso diverso tempo, diversi mesi. Un architetto ottantenne, meraviglioso, un personaggio unico. Sotto la sua spinta cominciai un progetto con studenti della facoltà di architettura. Dopo questa esperienza finii a Lisbona, anche lì a seguito di una residenza, feci una residenza alla Gulbenkian, che è una realtà importante in Portogallo. Trascorsi 2 anni a Lisbona, che culminarono appunto con questo progetto all'interno di Manifesta 07. Il lavoro che feci era appunto questo tentativo di un intervento di arte pubblica sul monumento lisbonese che si chiama Padrado de Descobrimento, un monumento alla scoperta, che è stato voluto da Salazar. L'idea fu quella di argomentare questo monumento attraverso gli occhi di un mago indiano, questo mago indiano di nome Pissi Sorcar Junior, che nel 2000 fece sparire il Taj Mahal per 2 minuti. E io andai a Calcutta a incontrarlo per chiedere una consulenza su come far sparire il Padrado de Descobrimento a Lisbona. Diciamo, quindi tutta l'installazione poi fu una specie di narrazione di questa possibilità di far sparire un monumento. Penso che quando un artista si occupa di arte pubblica, spesso uno dei desideri più forti sia proprio quello di fare tabula rasa di quello che già c'è, soprattutto se sono simboli di potere come questo monumento. Io credo molto che certi atti simbolici, ecco, una cosa che per me è molto importante nell'arte pubblica è quello di rivisitare anche certe potenzialità dell'arte. Il simbolismo è sicuramente una di queste e penso che il gesto simbolico abbia una fortissima rilevanza quando si lavora in una dimensione più pubblica. Durante il mio interludio in Portogallo, in realtà, ho fatto anche una residenza in Siria che mi ha portato a scoprire tutto il mondo del Medio Oriente. Nel 2009 sono andata a Bethlehem, a Bezzahur in realtà, dove ho fatto una residenza con i Decolonizing Architecture. In questo periodo ho girato molto per la Cisgiordania e sono finita appunto a Nablus. Quando ho cominciato a frequentare Nablus in modo più assiduo con un amico nablusino, mi portò a visitare anche questa biblioteca pubblica che c'è a Nablus, perché c'è questa fatidica sezione di libri che si chiama Prisoner Section. Sono i libri che i prigionieri palestinesi leggevano in carcere, che una volta chiusi questi centri di detenzione nel 96 all'indomani dei trattati di Oslo, le autorità palestinesi hanno raccolto e hanno donato a questa biblioteca. E quindi ti trovi in questa sezione con 8.000 volumi, che erano praticamente la risorsa di studio e di lettura di questi prigionieri. Dei libri chiaramente all'inizio mi ha affascinato molto la loro dimensione estetica, no? Cioè questi oggetti consumati, le copertine quasi tutte riprese, rilegate con riviste dell'epoca. Sulla superficie dei libri leggi 20 anni di storia pubblica. E poi all'interno disegni, annotazioni, dei disegni molto simbolici spesso, molto politici. E ho trascorso lì giornate intere a sfogliarli, a fotografarli. In realtà non era neanche un lavoro per me, era proprio la curiosità di sfogliarli tutti. La bibliotecaria, anzi le due bibliotecarie, che sono due donne meravigliose, mi vedevano tornare lì ripetutamente giorno dopo giorno, chiaramente si sono incuriosite. Suo genero era uno dei carcerati che
che è stato in una delle due carceri da dove provengono questi libri. E il giorno dopo mi trovo in questo blind date con Khalil, che ha trascorso 12 anni in carcere e che è un grandissimo amante di libri. E ha cominciato a raccontarmi tutte le storie legate a questi libri. Ho capito subito che lui la maggior parte di questi libri li ha letti non una ma due o tre volte. E la sua passione chiaramente poi è diventata anche il mio drive per cominciare a fare un lavoro con lui. Una delle sue prime frasi è stata quella quasi nostalgia degli anni di carcere, al di là delle torture, al di là della condizione chiaramente di carcerato, perché era il momento in cui io avevo la libertà di poter leggere e leggevo quanto potevo. Khalil poi mi ha presentato Abdullah, bibliotecario del carcere, e rilegava i libri. Li distribuiva, diciamo, era quello che si curava della manutenzione del libro, che in qualche modo riusciva sempre a trafugare colla, a trafugare lamette per tagliare le copertine, per rilegarle, per rincollarle, che corrompeva i soldati israeliani preparando dei dolci palestinesi per ottenere materiale per rilegare i libri. E quindi c'era questa dimensione di cura intorno al libro. È vero anche che i libri che leggevano erano sottoposti chiaramente a censura. Il paradosso della storia vuole che all'interno del carcere c'erano libri che erano accessibili ai carcerati e che non erano accessibili al di fuori della carcere, cioè che per la cultura musulmana erano libri proibiti. Quindi, ad esempio, all'interno del carcere c'era moltissima letteratura marxista. Raccogliendo i suoi racconti in un modo, come dicono gli arabi, molto shwaye shwaye, molto lento, perché una cosa che non voglio fare è quella di arrivare con diciamo, un'impostazione così all'occidentale, no? Di produzione. Sono in dialogo con una fondazione a Gerusalemme di portare parte di questa biblioteca di Nablus a Gerusalemme, che ha un significato forte, diventerebbe una risorsa accessibile ai palestinesi che vivono a Gerusalemme. Molti non sono consapevoli di questa loro parte di storia. E intorno a questa traslazione o questo spostamento vorrei coinvolgere diverse persone, un artista palestinese, questo designer svedese e altri individui, a lavorare su una presentazione, su una narrazione di questi libri. Questa sezione della biblioteca di Nablus per me è un monumento a una parte della storia palestinese. Da un lato vivo una costante frustrazione perché quando vedi cose che sono inenarrabili, cioè quando i tuoi occhi veramente sono pieni di immagini che sono piccole, cioè di vita quotidiana, e torni a casa e ritorni nella grande manipolazione mediatica in cui viviamo rispetto a come vediamo l'altro. Vivo una frustrazione quasi epidermica, cioè più gli occhi ti si aprono non solo verso il mondo in Medio Oriente, ma verso il mondo in generale, e non sarai mai più la persona di prima. Ed è qualcosa che va al di là, cioè tu ti trasformi, hai assaporato cibi, hai visto immagini, hai ascoltato suoni che ti hanno completamente cambiato.